C'est beau. On a le disque. Sì, sì. Sì, allora volevo dire a tutto il mondo che siamo rovinati. Pontedera li ha persi oggi, Gali. Eh? Pontedera li ha persi. Ha perso, eh? Prato che ha fatto? Prato c'ho alle 9. Ha perso per Pontedera, eh? Dica anche per noi. E oggi è decisiva, caro Presidente. Per lottare per il primo posto, sì. È il giro di boa. No, è decisiva anche per trovare... Vado bene? Hai finito, comincia il fischio. Cesare non te l'ha portata? No, perché deve andare a cena, sono due. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati all'Extraforum di Prato con la pallamano di Serie A, ottava giornata di andata per questo torneo, girone B, con l'Ambra Poggiacaiano in campo, in completa tenuta bianca con risvolti verdi. L'avversario di turno è l'Estense Ferrara in tenuta azzurra con risvolti bianchi. C'è stato subito un fischio da parte degli arbitri Arsene e Anastasio di Roma ad interrompere il gioco dopo appena 6 secondi. C'era da sincronizzare i cronometri e dunque si riparte. Dicevo, ottava di andata, penultima della prima parte della stagione, con in classifica l'Ambra che precede di un solo punto l'Estense Ferrara, avversario odierno. Ambra che è seconda e che adesso segna il primo gol di questa serata con Luca Maraldi. Ambra sull'1-0 dunque sul Ferrara, che in classifica si trova al quarto posto ad una sola lunghezza però dall'Ambra Poggiacaiano. Comanda il girone il Carpi con 18 punti, 3 in più di Ambra e Teramo che si trovano appunto al secondo posto. Decisiva dunque questa sfida per quanto riguarda le ambizioni dell'Ambra di chiudere il girone d'andata con la possibilità di lottare per il primo posto. Infatti la prima parte della stagione, prossimo sabato, si concluderà con lo scontro diretto fra il Carpi capolista e l'Ambra Poggiacaiano. Intanto il palo colpito dall'Ambra e la rete in contropiede segnata dall'Estense Ferrara con il numero 18 Giacomo Sacco. 1-1 dunque, l'errore di Raupenas, il palo, la ripartenza pronta da parte degli avversari, che sono una squadra che l'Ambra non conosce perché non l'ha mai affrontata nelle stagioni precedenti, ma che si sta comportando molto bene in questo campionato. Intanto Raupenas ristabilisce le distanze e si riscatta segnando il gol del 2-1, due minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. L'elevazione di Resca, che è uno dei due nazionali dell'Estense Ferrara con la maglia numero 14, l'altro nazionale, il giovanissimo numero 24, adesso in possesso palla, Stabellini, fra l'altro convocato e giocato le due gare delle qualificazioni mondiali recentemente disputate dall'Italia contro Romania e Cipro, tra l'altro una vittoria all'attivo della formazione azzurra contro Cipro. Doppio confronto per le qualificazioni mondiali a cui ha preso parte anche il portiere dell'Ambra, Gianluigi Di Marcello. Il pallone è uscito, gli arbitri hanno fischiato l'interruzione del tempo per permettere il recupero della sfera a cui ha provveduto lo stesso allenatore dell'Ambra, Morlacco, e dunque si riparte. 2-1 il punteggio per l'Ambra con Ferrara in attacco. Stessa Ferrara, dicevamo, formazione che non ha mai affrontato Prato e l'Ambra né qui a Prato né in trasferta. Mentre segna Faggi il 3-1, terzo minuto, aveva sempre partecipato l'Estense ai raggruppamenti settentrionali, quest'anno per la defezione all'ultimo momento del Sassari che era stato inglobato nel girone B, la federazione ha provveduto a spostare l'Estense dal girone A appunto al B, al posto del Sassari, il girone A che era 10 squadre, dunque tutti i gironi, i tre gironi della massima serie di pallamano sono divenuti a 9 squadre. L'Ambra torna oggi a giocare all'Extraforum di Prato e dunque in casa dopo ben
40 giorni di lontananza, nel bel mezzo tre trasferte e due turni di sosta, uno relativo all'intero campionato, uno per la sosta che ogni squadra in questo girone deve osservare a causa appunto del numero dispari di partecipanti. Intanto Dei va a segnare un bel gol con la rapidissima ripartenza innescata da Di Marcello. 4-1 per l'Ambra sull'Estense Ferrara. Ambra che ha iniziato al meglio questo match difficile, non scontato, perché l'Estense punta ovviamente al sorpasso nei confronti della formazione di Poggio a Caiano. Ma andiamo a dare lettura delle formazioni, iniziando dalla squadra ospite allenata da Ribaudo. I portieri sono il numero 16 Ansaloni e il numero 12 Rossi, che adesso è il titolare. La rete intanto da parte di Resca, accorcia Ferrara, 4-2 per l'Ambra al quinto di gioco. Dicevamo dei due portieri del Ferrara, poi i giocatori sono il numero 3 Alberino, il 10 Succi, il 4 Castaldi, l'8 Nardo, il 14 Resca, il 18 Giacomo Sacco, il 17 Anania, il 15 Giuseppe Sacco, quindi il 23 Tosi, il 24 Stabellini e poi la coppia di fratelli di origine bulgara, il numero 13 Alexander Kristov e il numero 7 Veselin Kristov. Intanto il gol da parte di Raupenas, se non andiamo errati, per l'Ambra, a cui risponde però immediatamente Ferrara con il numero 8 Nardo. E dunque al sesto minuto di gioco il punteggio ora vede l'Ambra in vantaggio per 5-3. Passiamo adesso a vedere la formazione dell'Ambra, che schiera in porta il numero 1 Pierluigi Di Marcello, la sua riserva è naturalmente numero 16 Trinci. I giocatori sono il 17 Ballini, il capitano, il 77 Chiaramonti, il 10 Cipriani, il 7 De Stefano, l'8 Dei, il 73 Faggi, il 22 Mannori, il 13 Maraldi, il 3 Morini, il 9 Raupenas, il 25 Benelli e il 24 Ceccarelli. L'allenatore Roberto Morlacco. Abbiamo detto degli arbitri in apertura, li ripetiamo. C'è una signora anche a dirigere quest'oggi il confronto qui all'Estraforum, la signora Arsene, che è coadiuvata da Anastasio, entrambi della sezione di Roma. La bella rete da pivot del numero 13 del Ferrara, Alexander Kristov. 5-4 dunque, con Ferrara che recupera subito e alla palla per il pareggio, che è segnato da Stabellini. Recupera dunque fino al 5-5 la formazione ospite. Al settimo minuto l'Ambra conduceva 4-1 e Ferrara si riporta in partita dimostrando di aver preso sul serio la possibilità di ribaltare la situazione di classifica quest'oggi all'Estraforum. Ambra che ricordiamo reduce dal ritorno alla vittoria in quel di Ancona, mentre vediamo il gol segnato da Faggi e dall'altra parte un altro gol, quello del numero 3 Alberino, e che costa fra l'altro anche l'infrazione per Maraldi, espulso temporaneamente. 2 minuti dunque per il numero 13 dell'Ambra, superiorità numerica per l'Estense Ferrara, 6-6 il punteggio quando siamo entrati nell'ottavo minuto del primo tempo. Non è facile questa gara. Accanto a noi, come sempre, il presidente dell'Ambra Poggio a Caiano, Pietro Conforti. Lo abbiamo visto fin da queste prime battute, non è questa una partita delle più facili per l'Ambra. Assolutamente no, anche perché se continuiamo a commettere questi errori veramente ci darà da fare, perché questa è una squadra che si muove veloce. A tutti i ragazzi giovani, anche noi dobbiamo stare attenti col discorso del contropiede. Interrompo, ha segnato Stabellini in contropiede, per la prima volta in vantaggio Ferrara in questo match. Gioco fermo perché è rimasto a terra ferito Resca, ci fermiamo anche noi.
Si è rialzato Resca, nessun problema per lui, colpito ad un occhio. Resca, ricordiamo, uno dei due nazionali della Stanza di Ferrara. Il gioco deve ancora riprendere. Presidente, una partita non facile, dicevamo. No, assolutamente. Questa partita oggi sarà una delle più difficili di tutto il girone di andata. Ma direi che questa squadra, una società nuova, una squadra nuova, e dobbiamo veramente stare attenti. Io ho parlato con i ragazzi e credo veramente dobbiamo mettercela tutta. Comunque vediamo di giocare alla meglio il discorso. Da un punto di vista tecnico dovrei dire che i giocatori dell'Ambra non hanno niente da invidiare a quelli delle Stense, però i ragazzi hanno più il discorso del contropiede, che quello ci veramente ci penalizzerà. E Stanza Ferrara che ha approfittato della superiorità numerica con cui sta ancora giocando per portarsi per la prima volta in vantaggio, conduce adesso 7-6, mentre Dei adesso però pareggia. Con l'uomo in meno l'Ambra ottiene il pari, mentre viene ammonito il numero 8 Enardo. In precedenza era stato ammonito anche Resca nelle Stanze Ferrara, anzi scusate, Alberino con il numero 3 nelle Stanze Ferrara. 7-7 il punteggio al nono minuto del primo tempo, con Ferrara in avanti, ancora uomo in meno per quanto riguarda l'Ambra, che ricordiamo ha fuori il numero 13 Maraldi. Para Di Marcello, ma è rigore. Rigore il fallo di De Stefano ai danni di Stabellini, ex compagni nell'Under 21, nazionale ovviamente i due. E Stabellini adesso è stato promosso anche nella nazionale maggiore, con cui appunto ha giocato nelle qualificazioni, nelle recenti qualificazioni mondiali. Tiro dai 7 metri, parato da Di Marcello, ma poi recupera e segna lo stesso Giacomo Sacco, che aveva fallito il rigore. Di nuovo avanti Ferrara, 8-7 al decimo del primo tempo. Aveva iniziato bene l'Ambra, che ricordiamo si era portata sul 4-1. Poi però il recupero da parte degli avversari e il sorpasso, mentre Rao Penas segna il suo terzo gol personale e riporta l'Ambra sulla parità, 8-8, sempre nel corso del decimo del primo tempo. Ambra che durante la sua assenza dall'Estraforum, intanto attenzione a Stabellini che segna il suo terzo gol e riporta ancora avanti le Stanze Ferrara all'11esimo. Dicevamo, durante la sua assenza per 40 giorni qui dall'Estraforum, scherzi del calendario dunque, piuttosto strano appunto che una squadra giochi tre partite in trasferta in maniera consecutiva, mentre segna ancora Rao Penas, che davvero sta tenendo a galla la propria squadra all'11esimo, 9-9. L'Ambra ha osservato due turni di sosta, ha vinto a Casal Grande. Ambra che ha vinto nell'ultimo turno ad Ancona e fra le due vittorie esterne l'Ambra è stata sconfitta a Teramo, una sconfitta pesante per la classifica perché Teramo è un concorrente diretto. Intanto Alexander Christoph segna nuovamente per le Stense e porta in vantaggio nuovamente la formazione ospite, 10-9, e a questo punto Morlacco chiama il time out per riordinare le idee in casa poggese. Tutto ciò all'11esimo del primo tempo. Un problema, devo dire anche se non è commentato, non c'è importanza. Quando mi fermo, tu ti fermi anche te, perché si fa per accorciare. Te lo dico io.
Si rientra dunque in campo dopo il time out. Morlacco, avendo visto in difficoltà la propria squadra, ha richiamato i suoi in panchina per riordinare le idee, come si suol dire. Vediamo adesso, con la parità numerica in campo, perché è tornato anche Maraldi, quello che succederà. Non ci sembra però che time out sia servito a molto, visto l'errore di Maraldi in questo frangente. Sbaglia però grossolanamente anche Resca, e dunque un momento così in campo. Dodicesimo nel primo tempo, Ambra con un gol da recuperare, mentre Maraldi va a riposare in panchina, sostituito da Cipriani. La Dei adesso in cabina di regia lo schema, e porta Dei a liberarsi per il tiro. La parata di Rossi, palla che resta a Ferrara, non è valida la ripresa del gioco, bisognerà ripeterla con Rossi, che serve Resca. Stabellini, Resca, estense in attacco con un gol di vantaggio sui padroni casa dell'Ambra al tredicesimo del primo tempo. Murato, Alberino, Stabellini, la palla arriva all'ala, poi di nuovo a Stabellini che batte Trinci, che nel frattempo ha preso il posto di Di Marcello nella porta dell'Ambra. E adesso addirittura Estense che va sul doppio vantaggio per la prima volta al tredicesimo. 11-9, tenta di replicare Rao Penas, che si lamenta anche per un fallo subito. La controffensiva rapida a parte del Ferrara con Giacomo Sacco, e addirittura gli ospiti volano sul più 3, 12-9 al quattordicesimo. Momento negativo per l'Ambra, che non riesce a rimettersi a posto in questa fase. Subito troppo gli avversari, che difendono bene, non abbastanza però su Rao Penas, che segna, mentre c'è un cartellino giallo sventolato anche a Alexander Ristov. E Rao Penas un po' in questo momento che sta togliendo le castagne dal fuoco a Morlacco. 5 gol già segnati per lui, 12-10 per Ferrara al minuto 15. Palo di Stabellini, è andata bene all'Ambra, terzino è stato molto bravo in elevazione, dall'altra parte altrettanto bravo Chiaramonti, che accorcia ulteriormente. 11 Ambra, 12 Estense. La conclusione forzata di Resca, pallone deviato da Trinci, Resca rimane contuso. La palla a Chiaramonti in pivot, e Chiaramonti ha fatto invasione d'aria, non è gol. Gli arbitri non convalidano, riparte dunque Ferrara. Sprecata occasione da parte dell'Ambra per un Estense che si trovava con l'uomo in meno, sostanzialmente con Resca che era rimasto contuso nell'azione precedente, e Resca con il sottomano adesso va a segnare. 11 Ambra, 13 Ferrara, sedicesimo minuto del primo tempo. Ancora 2 gol da recuperare per i padroni di casa. Chiaramonti, Rao Penas, palo, palla che poi termina in fallo laterale. C'è stata una deviazione da parte di un difensore dell'Estense, la rimessa dunque è a favore della formazione di Poggio a Caiano. Chiaramonti, Maraldi, la conclusione da terzino da parte di Dei, che segna, terzo gol per lui quest'oggi. Rigore, fallo di Chiaramonti che viene ammonito.
su Alberino, e rigore per l'Estense Ferrara che conduce 13-12 al 16° minuto del primo tempo. È rimasto contuso Alberino. Viene soccorso dai sanitari del Ferrara, ma anche dal medico sociale dell'Ambra, Beppe Taurasi. È ancora a terra Alberino. Ci sarà il rigore per Ferrara. Succi, giocatore già pronto per andare all'esecuzione, ma Alberino resta ancora a terra. Contusione al gomito destro, almeno ci sembra così di vedere dall'alto. Andiamo. Adesso si rialza Alberino, era probabilmente sostituito e adesso si potrà andare anche alla battuta del rigore. Succi. E segna Succi. Niente da fare per Di Marcello. ...12-14 il punteggio a favore ovviamente dell'Estense. 17° minuto. Segna anche Chiaramonti per l'Ambra, che accorcia nuovamente, torna a meno uno. 17°. Palla recuperata da Reopenas, velocemente per Cipriani, che sbaglia. O meglio, è bravo Rossi a neutralizzare il tiro. Era un'occasione clamorosa però. Dall'altra parte la traversa, salva Trinci sulla conclusione di Giacomo Sacco. Punteggio che non è cambiato nel corso di questo 17° minuto del primo tempo. 13 Ambra che attacca, 14 Estense che difende. Raupenas segna, ma gli arbitri non concedono il vantaggio, dunque il gol non è valido. In particolare è intervenuta la signora Arsene. E segna dall'ala molto bene De Stefano, il primo gol per il giovane prodotto del vivaio poggese in questa serata. È un gol pesante perché riporta in parità l'Ambra. 14-14, minuto 18 del primo tempo. Pallone di idea intercettato dalla difesa dell'Estense, attenzione, si libera per poter andare al tiro, ma sbaglia clamorosamente il numero 8 Nardo, ma poi arriva Giacomo Sacco che insacca, scusate il gioco di parole necessario, e di nuovo in vantaggio Ferrara, dunque 14-15. Minuto 19 del primo tempo. Maraldi fermato fallosamente da Stabellini. Rapenas non trova la porta. È stato uno scontro con Tosi, in cui il giocatore Ferrara ha avuto la peggio. Gol di Stabellini anche in questo caso non valido perché non è stato applicato nemmeno in questa occasione il vantaggio. Poi è rimasto contuso a terra Chiaramonti nell'Ambra, gioco fermo e ci fermiamo anche noi.
Si riparte con il giocatore Ferrara che si è rialzato dopo essere stato soccorso dai sanitari. Si è rialzato anche il giocatore dell'Ambra, dunque tutti regolarmente in campo. Chiaramonti era il giocatore che era rimasto contuso in precedenza, e c'è qui però il nuovo rigore assegnato dagli arbitri al Ferrara, e torna Succi con il numero 10 per battere il 7 metri. Di fronte a lui Trinci, e Succi non sbaglia ancora e riporta Ferrara sul più 2, 16-14 al ventesimo del primo tempo. Palla per Dei, rigore. E rigore stavolta per l'Ambra. Fallo ineccepibile su Dei e Maraldi, che va ad incaricarsi del tiro per la formazione di Poggio a Caiano. Fronte a lui Rossi, para Rossi, sbaglia troppo l'Ambra stasera. Questo è un dato di fatto di questi primi 21 minuti di gioco. Un po' nervosa la formazione di Morlacco. E fallo su Stabellini. Intanto gioco nuovamente fermo, stavolta per asciugare il campo. Ci fermiamo anche noi. Si riparte. Lo Stabellini che va al tiro, ma non trova la porta. Cipriani. Fallo su di lui, si riparte dai 9 metri. Maraldi, parata di Rossi, ancora rigore per fallo su Maraldi. È lo stesso Maraldi che vuole riprovare dalla linea dei 7 metri, nonostante l'errore commesso in precedenza. Si ripete dunque la sfida con Rossi, stavolta Maraldi non sbaglia. Molto più determinato adesso Maraldi. Rossi non ha avuto scampo, dunque Ambra che sale a 15, Stenze a quota 16, invece un gol di vantaggio per la formazione di Ferrara al 22esimo del primo tempo. Fallo su Anania, 9 metri per Ferrara. Resca. Recupera palla De Stefano. Cipriani. Raupenas. Ma non è veloce la ripartenza dell'Ambra. E poi c'è l'errore in palleggio di Raupenas, il fischio degli arbitri. Ancora una volta un erroraccio da parte della formazione di Morlacco, che rega la palla agli avversari. La parata di la parata mancata di Trinci sul tiro di Resca. C'era arrivato Trinci ma non è riuscito a deviare, e ritorna sul più 2 la formazione ospite, che conduce 17-15 al 23esimo del primo tempo. Pallone adesso consegnato dagli arbitri all'Ambra. 9 metri battuto, ma c'è da asciugare il campo, dunque tutto fermo, ci fermiamo.
Riprende il gioco dopo che il campo è stato asciugato. Ambra sotto di due gol, in attacco con Maraldi per Raupenas. Cipriani, Raupenas, il muro e poi De Stefano però che rimedia. 16 Ambra, 17 Ferrara. Palla contesa a terra fra De Stefano e avversario. Gli arbitri fischiano a favore dell'Ambra. Dei subito, veloce e in gol. Con esperienza. 17 pari, torna a riagguantare il pareggio la formazione dell'Ambra al 24esimo. Succi intanto, palla per Tosi, fermato fallosamente dall'Ambra e dunque 9 metri a favore delle Stense. E segna un bel gol con Resca. Quarta rete per lui, 25esimo. Ancora vantaggio Ferrara, 18 a 17. Ambra che non riesce, Presidente, a trovare il bandolo della matassa. Della matassa stasera davvero, non riusciamo e si subisce veramente il... Ecco, un altro grande parata, forse un tiro sbagliato da parte del pivot nostro, Edoardo Chiaramonti. Quindi subiamo veramente l'attacco che ha il Ferrara nei nostri confronti. Dobbiamo un attimino cambiare, perché no, se non cambiamo in questa partita rischiamo, ancora è tutto da vedere, però rischiamo veramente. Sì, c'è più di un tempo a disposizione, intanto gioco fermo ancora una volta, ci fermiamo anche noi. Riprende il gioco dunque. Un gol da recuperare per l'Ambra, che però in questo momento sta difendendosi dall'attacco delle Stense Ferrara. Resca, Succi, Murato, poi Cipriani, vantaggio su Stabellini, ancora Cipriani, che poi però si vede neutralizzato il tiro da Rossi, davvero bravo, il numero 12 portiere della Ferrara. Poi Trinci para su Succi, in evidenza dunque due portieri in questa fase del gioco. L'errore Cipriani in precedenza purtroppo è stato dovuto anche da un precario equilibrio con cui è arrivato al tiro il numero 10 dell'Ambra, che adesso viene invece strattonato da parte del numero 23 delle Stense, Tosi, che viene giustamente espulso per 2 minuti. Uomo in più per l'Ambra dunque in questa fase finale del primo tempo, in cui può usufruire anche del rigore con Maraldi, che fino a questo momento ha il 50% di realizzazione dai 7 metri. Vediamo quello che succederà adesso. Segna Maraldi, terzo gol per lui, 18 pari. È un gol importante perché ristabilisce ancora una volta la parità al 27esimo. Ricordiamo che l'Ambra adesso può giocare con un uomo in più per l'espulsione del numero 23 del Ferrara, Tosi. E Resca, una conclusione secca che non lascia scampo a Trinci, e con l'uomo in meno segna dunque Ferrara. Si riporta in vantaggio per poco, perché poi ci pensa Dei a ristabilire la parità per l'Ambra. 19 pari, 28esimo del primo tempo. Infrazione d'area da parte del numero
7 delle Estense. Tratta di Veselin e Risto, poi però Lambra perde malamente un pallone in attacco. E non è proprio la serata migliore per la squadra di Poggio a Caiano, almeno per quanto riguarda questo primo tempo, che si sta finalmente esaurendo, mentre Di Marcello ha ripreso il suo posto in porta rilevando Trinci. È proprio Di Marcello che ha parato questa conclusione, la rimessa laterale però è a favore delle Estense. Stabellini si libera per il tiro e segna. L'ha messa nell'angolino dove Di Marcello non può arrivare. È ancora un gol con l'uomo in meno da parte delle Estense, che si è salvata alla grande, perché adesso ha recuperato la parità numerica anche degli effettivi. Il gol di Raupenas è annullato per infrazione da parte del numero 9 dell'Ambra. Dunque 19 Ambra, 20 Ferrara, a un minuto e mezzo dal termine del primo tempo. Parte velocemente Dei per Cipriani, ancora una volta tu per tu con Rossi, e stavolta però Cipriani segna. Segna Cipriani. Il primo gol per lui stasera, ristabilisce la parità 20 a 20 al minuto 30 del primo tempo. Time out richiesto dalle Estense Ferrara, esattamente a 56 secondi dall'intervallo. Quella la porto via io, non ti preoccupare, vai. Allora vediamo alla ripresa del gioco dopo il time out che cosa avrà suggerito l'allenatore del Ferrara Ribaudo ai suoi, che possono giocarsi quest'ultima fase del primo tempo in attacco. 20 a 20 il punteggio. Succi per Resca, fermato fallosamente Tosi, anzi si tratta in realtà di Alexander Kristov, che è rimasto a terra, ma si rialza, è pronto a rimettere in gioco. 28 secondi al termine del primo tempo, sfondamento fischiato a Resca, palla per Lambra che può dunque giocare l'azione per l'eventuale vantaggio con cui andare all'intervallo. Forza il tiro Raupenas, pare recupera Dei, pare ancora Rossi e dunque sfuma la possibilità per Lambra. 5 secondi ancora da giocare, va alla conclusione forzata Resca, nulla di fatto, si va all'intervallo sul 20 pari. Della Trebisonda, anche se siamo in 10. Che bello, se avessi finito dopo finito questo, ciò da scrivere questa, la partita c'era prima, poi da, stasera c'ho il Prato a Lecce alle 9, devo scrivere anche la partita lì.
mentre la guardano in televisione. Vai. E sta per iniziare il secondo tempo all'Extraforum di Prato, dove le squadre sono andate a riposo sul 20-20. Ambra Poggiacaiano che ha battuto il centro in divisa bianca con risvolti verdi, si difende l'Estense Ferrara in maglia azzurra, tenuta azzurra con risvolti bianchi. 20-20, un primo tempo sofferto da parte dell'Ambra, che è comunque riuscita nel finale a recuperare perlomeno il pareggio, dove essere stata sotto a lungo anche di due reti. La prima conclusione della ripresa è per l'Ambra con Raupenas, e c'è la parata di Rossi, ma su Raupenas era stato commesso il fallo, tant'è vero che gli arbitri, che sono Arsene e Anastasio di Roma, hanno comandato il 9 metri per l'Ambra, che poi sfrutta l'azione andando in gol e portandosi in vantaggio con Raupenas. Sesto gol per Raupenas in questa partita, e Ambra che va in vantaggio per 21-20, un vantaggio che resiste per pochi attimi, perché pareggia immediatamente Ferrara con Alexander Kristov, e dunque 21-21 il punteggio al secondo minuto di gioco nel corso della ripresa. È una partita valida per l'ottava giornata di andata del girone B del massimo campionato, una giornata che prevede anche questi confronti, ma intanto sottolineiamo questa azione offensiva dell'Estense successiva a un fischio per un fallo in attacco da parte dell'Ambra. Ha recuperato il pallone da parte della formazione Poggiacaiano, poi Chiaramonti va al tiro e la palla è fuori. E allora dunque oggi si giocano, oltre che in questa partita, anche Teramo, Ancona e Romagna Bologna. Si è già giocata nel pomeriggio il confronto fra Farmigia Pisa e Teraquilia Carpi, conclusasi con la vittoria della capolista Carpi per 44-25. Il gol di Resca che riporta in vantaggio ancora una volta l'Estense, 22-21 al terzo di gioco. Riposa in questo turno la Casalgrandese. Andiamo a riepilogare anche la classifica, che viene in testa Carpi con 18 punti, davanti Ambra, Poggiacaiano e Teramo con 15, Estense Ferrara con 14. Estense che si difende ancora una volta molto bene, esce fuori in qua in contropiede e segna con il numero 4 Castaldi, riportandosi sul doppio vantaggio 23-21 sempre in corso del terzo minuto di gioco. Poi Raupenas che colpisce la traversa e segna, e gol, e gol, e gol, e gol. Vediamo i due arbitri che convalidano il gol. Raupenas, il gol è valido, la palla, famoso gol fantasma, palla che era rimbalzata dentro, chissà. Fatto sta che l'Ambra accorcia 22-23 in base alla decisione degli arbitri. Allora dicevamo della classifica, un Carpi in testa con 18, poi Ambra e Teramo con 15, Estense con 14, a quota 7 punti. Poi distaccate altre formazioni come l'Ancona e Romagna. Intanto un gol ancora da parte di Alexander Kristov, più due nuovamente per Ferrara, 22-24. Chiudono la classifica, quota 3 Bologna, Casalgrande, quota 2 Bologna e quota 2 Bologna e Casalgrande, quota 2 la Farmigia Pisa. Nel prossimo turno l'Ambra giocherà con il Carpi, sarebbe sconto diretto per il primo posto, ma per ora l'Ambra non ha in tasca questi tre punti. Ancora la rete di Raupenas, 23 Ambra, 24 Estense Ferrara. Recupera palla Cipriani, ma c'è stato fallo su Alexander Kristov. Stabellini, gol ancora per Ferrara, sesto gol per Stabellini, e ancora più due, 23 Ambra, 25 Ferrara.
che sta giocando davvero una grande gara, approfittando però anche di un Ambra non certo nelle migliori condizioni questa sera. L'intervallo non ha giovato granché alla formazione allenata da Morlacco. Quinto minuto della ripresa, perso un altro pallone dall'Ambra in attacco, adesso però difende bene la squadra di Morlacco. La rimessa è a favore delle Estense. Succi. Scambio con Tosi, Resca, Stabellini. Fallo su di lui. Fischiano gli arbitri. 9 metri per Ferrara. Succi. Para Di Marcello. Poi recupera Faggi. Maraldi, Faggi, Rao Penas, Maraldi, Dei, gol. Sesto gol per Dei, 24-25, ancora un gol da recuperare per l'Ambra, sesto della ripresa. Stabellini. Per Tosi, lo ferma Maraldi, a rigore perché Maraldi ha difeso in area. Rigore per le Estense. Succi pronto alla battuta dai 7 metri. Fronte a lui Di Marcello che non ce la fa a neutralizzare il tiro di Succi che al terzo gol su rigore. 100% per lui fino a questo momento. E di nuovo sul più 2, dunque la formazione ospite 26-24 a favore delle Estense al settimo minuto della ripresa. Rao Penas, Maraldi, gol sotto mano, molto bene. 25 Ambra, 26 Ferrara. Sbaglia Succi, palla per il pari per l'Ambra. Di Stefano, fischio degli arbitri, 9 metri, intanto c'è Mannori con la maglia numero 22 che va in pivot. Rao Penas, gol! Nono gol per Rao Penas, nuova parità, 26 Ambra, 26 Estense, ottavo della ripresa. Para Di Marcello su Stabellini, bella parata questa. Maraldi adesso non deve avere troppa fretta l'Ambra, ma è bravo Dei però a concludere con precisione dall'ala. Settimo gol per lui e ritorna in vantaggio l'Ambra, 27-26 al nono minuto della ripresa, è andato il gioco fermo. Estense Ferrara che è in attacco. Manovra con Stabellini, Resca, i due nazionali. Poi Alberino, sfondamento su Maraldi, fischio degli arbitri. Riparte l'Ambra. Non deve sbagliare l'Ambra questa opportunità. Maraldi è spinto, va alla conclusione, gli arbitri non fischiano, il tiro è fuori, sprecata l'opportunità. Di Marcello poi però ci mette una pezza su Castaldi. Maraldi, Cipriani, De Stefano, traversa. Dall'altra parte ancora Di Marcello
a salvare la propria porta sulla conclusione di Veselin Kristov. Contatto, Lattosi era appena a 9 metri per Ferrara e gioca ancora interrotto. Ferrara che manovra con Stabellini, che adesso è una posizione centrale, scambio con Resca. E bravo Di Marcello che adesso non se ne fa scappare una. Raupenas cerca di servire Chiaramonti in pivot, ma c'è il fallo sul lituano dell'Ambra. 9 metri, è battuto rapidamente dall'Ambra. Polacca ha chiesto maggiore velocità ai suoi. Faggi, gol! Bravo Filippo! Terzo gol per lui e l'Ambra ritorna sul più 2, 28-26 all'undicesimo. Ancora una volta il gioco è fermato. C'era da asciugare il campo e dunque Ferrara adesso con Stabellini. Resca, Alberino, ancora Resca. La conclusione è precisa, nulla può Di Marcello. Torna a segnare dunque Ferrara con il settimo centro del numero 14 Resca, che ricordiamo è terzino anche della nazionale. Cipriani, Raupenas, Faggi, difesa devia in out, la rimessa laterale per l'Ambra, Raupenas, ancora la deviazione della difesa dell'Estense, dunque l'angolo per l'Ambra, dodicesimo, Chiaramonti fa invasione d'aria. Dunque palla che torna a Ferrara, aveva anche sbagliato il pivot dell'Ambra. Ambra che conduce 28-27, adesso approfitta di questo errore in attacco da parte della formazione ospite. Dei segna, bravo Gianni. Ottavo gol per Dei, 29 Ambra, 27 Ferrara. Di nuovo più 2 la formazione di casa. Quando siamo al tredicesimo minuto nel corso della ripresa. È il momento di stringere i denti per l'Ambra, che è riuscita a ritornare in vantaggio nei confronti del coraceo avversario di stasera. Castaldi dall'ala, segna Castaldi. ...29 Ambra, 28 Estense. Perde palla l'Ambra, peccato. Poi Ferrara con Kristov subisce fallo da rigore ad opera di Faggi e dunque ancora un 7 metri per la formazione ospite.
Rasucci, come sempre, a presentarsi sulla linea dei 7 metri e non fallisce. Succi è infallibile, 4 tiri, 4 gol fino a questo momento dalla linea del rigore e c'è nuovamente la parità, 29 pari, davvero tanti, troppi gol subiti dall'Ambra in questa partita. Manca ancora più della metà della ripresa, sono già 29 le reti subite dall'Ambra, che adesso è sfortunatissima con Dei, questo palo reiterato. Fischio degli arbitri per un fallo subito da Christov, ferrarese Christov, e gioco interrotto nuovamente. Si riparte 9 metri per Ferrara. Risultato ancora in bilico, qui l'estraforum di Prato. Stavellini sbaglia, adesso l'opportunità per andare in vantaggio ce l'ha l'Ambra, che sbaglia clamorosamente con Maraldi. Stavellini che segna, settimo gol per lui, 29 Ambra, 30 Estense. Un altro pallone regalato da parte dell'Ambra, ancora sotto di una rete. Cipriani, bravo, pareggio, 30-30 al sedicesimo. È passivo, intanto accelera i tempi Ferrara sull'alzata dell'avambraccio da parte degli arbitri e così, forzando i tempi, sbagliano gli ospiti. Recupera l'Ambra che va al tiro con Faggi, ma para Rossi. È stato bravo il portiere della Ferrara questa sera. Segna ora Resca e riporta in vantaggio i suoi. 30 Ambra, 31 Ferrara, minuto 17 della ripresa. Maraldi, la deviazione, poi la parata da parte dei Rossi, l'infrazione in attacco di Chiaramonti, palla che torna a Ferrara. Alberino per Christov in pivot, ma palla di Marcello, poi dall'altra parte scatta Dei che segna, c'è anche fallo da parte del numero 18 delle Estense Ferrara, Giacomo Sacco, che viene espulso per 2 minuti. C'è anche l'uomo in più per l'Ambra, dunque dopo la nona rete segnata da Dei e il 31 pari, dunque al 17esimo ancora nel corso della ripresa. Opportunità questa che l'Ambra non si deve far scappare. L'Ambra non si deve far scappare l'opportunità della superiorità numerica, cosa che in precedenza però non era riuscita granché all'Ambra. Siamo sul 31 pari nel corso del 18esimo della ripresa. L'Estense a manovrare in attacco, c'è la parata di Di Marcello su Castaldi.
mentre Dei era finita a terra, forse c'era stato fallo su di lui, gli arbitri non sono intervenuti. Palla che comunque è tornata all'Ambra con Raupenas, adesso l'elevazione e il gol. Posizione centrale Raupenas, non da scampo a Rossi e segna il suo decimo gol, va in doppia cifra, il primo giocatore stasera in doppia cifra, il lituano della formazione di Poggio a Caiano, Raupenas. 32 Ambra, 31 Estense. Fallo ai danni di Veselin Christov, 9 metri per l'Estense Ferrara. Resca, Stabellini, fermato da Chiaramonti, ancora in maniera fallosa, però gli abiti fischiano, c'è passivo però per l'Estense che deve andare rapidamente al tiro, non lo fa, c'è un nuovo fallo su la squadra ospite che deve forzare, dunque recupera palla Lambra che lancia Dei che in contropiede segna il suo decimo gol e va sul più 2 Lambra, 33 a 31 al 19esimo. Anche Dei in doppia cifra, e se non ci fossero stati Dei e Raupenas questa sera sarebbero stati dolori per Lambra. Adesso parità numerica, è tornato in campo anche il settimo uomo dell'Estense, mentre Succi non trova la porta. Adesso Lambra addirittura la palla per andare sul più 3, sarebbe importantissimo segnare questo gol. Quando siamo a 10 minuti poco più dal termine della partita, palla da amministrare con Dei, Cipriani, Maraldi, Raupenas, forza Raupenas, e Rossi però gli dice di no. Attenzione dall'altra parte, rapidissimi i giocatori ospiti che però sbagliano clamorosamente con Tosi. Andata bene all'Ambra, tentativo numero 2 per il più 3 per i poggesi. De Stefano, Dei per Raupenas, Dei in cabina di regia. Forza Dei, trova il muro avversario, fallita anche questa opportunità. Poi Resca rapidamente per Succi che va al tiro, ancora una volta Succi sbaglia, poi rovina a terra insieme a Dei. Restano contusi due a terra, gli arbitri fischiano e fermano il gioco. Di cascare addosso il labbro, questo è ritrovato. Vai. Succi si è rialzato ma è andato in panchina perché è rimasto contuso in quell'azione precedente che ha costretto il gioco a rimanere fermo per alcuni istanti. Si è ripartiti dunque con Lambra che ha ancora un'opportunità per i più tre. Vediamo se stavolta i poggesi sono più bravi. Raupenas ancora una volta fu murato però da un avversario. L'arbitro non concede la rimessa dall'angolo che era netta per Lambra e dall'altra parte segna Stavellini. Un errore da parte dell'arbitro Arsene che non ha ravvisato la deviazione,
costata cara questa disattenzione arbitrale all'Ambra. 33-32, ha fallito il più tre più volte, adesso è solo più uno per l'Ambra, 33-32 al 22esimo. Sbaglia Chiaramonti che fa invasione d'aria proprio gratuitamente. Da più simile più tre, attenzione perché adesso c'è di nuovo il pari con Stabellini. 33-33 e Morlacco chiama il time out a 9 minuti e mezzo dal termine. E dunque si riparte dopo il time out richiesto dall'Ambra, che nella fase precedente allo stop ha sprecato tre volte la possibilità di andare su più tre, poi adesso si è vista nuovamente raggiunta. 33 pari, Teraupena si finisce a terra, c'era già stato il fischio degli arbitri, ancora gioco interrotto. Sì, è. Nove metri per l'Ambra, Chiaramonti per Raupenas, in palleggio, poi Raupenas perde la sfera ed è un errore da parte del lituano. Ferrara con Tosi, segna e torna in vantaggio. 33-34, incredibile. 23esimo. Incredibile quanto riesce a sbagliare stasera l'Ambra, sia in attacco che in difesa. La combinazione fra De e Chiaramonti non riesce, poi la rimessa laterale per la formazione delle Estense. Di Marcello non riesce a fermare la conclusione di Veselin Christov, più due addirittura per Ferrara, 35-33, 23esimo della ripresa. E cede in palleggio Dei, che poi si scontra con Stabellini. Gioco fermo, rimangono a terra contusi, è stato un brutto colpo. Però non ci siano conseguenze per i due. Porta qualcosa per il parquet. Pronto. Tutto, sì, e gli avevamo portato il pronto, scusa. Fortunatamente Dei e Stabellini si sono rialzati senza conseguenze, sono in campo entrambi, la palla è per Ferrara che ha addirittura opportunità per il più tre adesso. Incredibile questa serata per l'Ambra, un avversario comunque di valore, senza dubbio, molto ben messo dal punto di vista fisico. C'è infrazione d'attacco da parte di Stabellini.
Errata la ripresa del gioco da parte dell'Ambra, si deve ripetere. Maraldi, Dei, Maraldi. Infrazione in attacco da parte di Maraldi. Tanto il gioco fermo. Il gioco è fermo, sì, ancora una volta c'è da asciugare. Ah, deve essere fermato. Bravo. Bravo, 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 va bene, va bene. Va bene. Vai. Eccoci qua dunque ancora con Ferrara, che è la possibilità del più 3. Fino a poco fa lo stavamo dicendo per l'Ambra, che però ha sprecato malamente l'occasione, non solo, si è fatta raggiungere e superare. Resca. E se Ferrara segna può mettere un'ipoteca sulla vittoria. Fortunatamente l'Ambra rimedia. Maraldi, Raupenas, Dei, rigore, rigore e due minuti per il numero 18 del Ferrara, Giacomo Saccola, il secondo, due minuti per lui. Dunque rigore per l'Ambra e superiorità numerica al 25esimo della ripresa. 7 metri per Maraldi intanto. La palla non entra, no, entra. Allora, è già la seconda volta, è già la seconda volta che c'è questa situazione. Traversa e gol, gol fantasma, proteste a parte di Ferrara, è gol. Gli arbitri hanno decretato il gol sul rigore di Maraldi, ci sono discussioni però. Gli arbitri si consultano, vanno a ispezionare la porta addirittura. E si spiegano i due arbitri. Si spiegano i due arbitri e la palla è in gol. Ci sono proteste da parte ovviamente di Ferrara, perché gli arbitri facendo così non fanno altro che alimentare le proteste da parte della squadra ospite. E gol è convalidato, quindi 34 Ambra, 35 Ferrara. È successo per ben due volte nel corso di questo match che la palla sia finita sulla traversa e poi rimbalzata secondo gli arbitri dentro la porta del Ferrara. E dunque gol segnato da Maraldi su rigore, 34-35, l'uomo in più adesso per l'Ambra al 26esimo minuto di gioco. Ma segna, segna, segna Resca ancora per Ferrara. 34-36 con l'uomo in meno. Raupenas sforza troppo, recupera Castaldi, che poi serve Rossi. Fasi concitate di questo match. Resca, Castaldi, rigore, rigore per Ferrara. Ambra 34-36 Estense, con l'uomo in meno Ferrara, prima segnato, adesso va anche a tirare un rigore con Sulci, che finora a 4 su 4 dai 7 metri. E ancora segna Sulci, 5 su 5, e adesso sono 3 gol di vantaggio per la formazione ospite, che conduce 37-34 al 26esimo. Morlacco chiede ancora un time out.
E vediamo se con questo time out l'Ambra si è davvero schiarita le idee. Maraldi, Raupenas, gol. Undicesimo gol per Raupenas. 35 Ambra, 37 Ferrara. 4 minuti scarsi al termine. E sempre con l'uomo in meno Ferrara. Resca, si libera, ma Trinci ci mette una pezza. La palla finisce sul fondo, la rimessa è per l'Ambra. Maraldi. Adesso parità numerica, ma segna Maraldi. 36-37, un gol da recuperare per l'Ambra. 3 minuti e mezzo al termine, para Trinci. Chiaramonti per Raupenas. Palla per il pareggio. 3 minuti e 5 secondi al termine. Dei, Maraldi. Faggi. Per De Stefano, perde palla malamente l'Ambra. Tabellini. 2 minuti per Faggi. E c'è uomo in più per Ferrara. Quasi fino al termine del match. Perché mancano 2 minuti e mezzo alla conclusione della partita. Ferrara con un gol di vantaggio in attacco e con l'uomo in più. Ci vuole mezzo miracolo per l'Ambra. Tanto Trinci ci mette una pezza. Maraldi. 2 minuti anche per Giacomo Sacco, che ha la terza e questo è rosso. Dunque rosso per Giacomo Sacco a 2 minuti dal termine. Ristabilita la parità numerica, Giacomo Sacco non potrà più rientrare alla terza infrazione, non potrà più rientrare sul terreno di gioco. Gli arbitri non se ne è accorti, gliel'ha detto il giocatore. Si tratta di ragionare se è asciutto e questo gli ha detto agli abiti, guarda, ho preso il rosso, va fuori, gli abiti non l'avevano fatto il rosso, me l'ha detto lui, ma io ero il rosso. E dunque 2 minuti e 5 secondi al termine del match, un gol da recuperare per l'Ambra per il pareggio. E Ambra che sbaglia, è parità numerica in campo perché le squadre sono in 6 contro 6, ma l'ennesimo errore da parte dell'Ambra. Stabellini. C'è un contatto dubbio con Chiaramonti, poi Raupenas commette fallo sul Resca, time out chiamato da Ferrara a 1:45 dal termine.
E vediamo dunque questo sprint finale a che cosa porterà, con l'Estense Ferrara che conduce 37-36, adesso in attacco, squadre entrambe sono con l'uomo in meno, Paratrinci sulla conclusione di Stabellini. Opportunità per il pareggio per l'Ambra. Dei, gol! Gol numero 11 per Dei, che ha perso anche una scarpa durante questa azione. 37 pari. Ricordiamo che in caso di parità si andrebbe ai rigori. Ma la vittoria sarebbe monca per una delle due squadre che acquisirebbe solo due dei tre punti. Paratrinci che si prende una pallonata in pieno volto, subito interrotto il gioco. Stasera se ne viste di tutti i colori, Vivoli di tutti i colori stasera, eh? Fai montato, eh? Bravo. Bravo, 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 bravo. No, ho visto tu sei andato sul tabellone, bravo. Sono una lecca di nulla. Trinci in piedi fortunatamente e sta per iniziare l'ultimo minuto di gioco di questo match che per il momento è in parità 37-37. Un pallone che scotta questo per l'Ambra. Maraldi, Dei, Raupenas, Maraldi dentro per Chiaramonti, Pararossi, la palla resta all'Ambra perché è uscita in fallo laterale. 33 secondi al termine. Faggi. Ora l'Ambra l'uomo in più, che è tornato in campo Faggi. Maraldi. Dei. Gol, 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 gol di Dei, gol di Dei. Attenzione. 38-37. 14 secondi al termine. Gioca con il portiere di movimento Ferrara. 9 secondi, 8. Fischiano gli arbitri, 3, 2, interrotto il tempo a 2 secondi dal termine. Interrotto il tempo a 2 secondi dal termine. Tiro libero, tiro franco, scusate. Tiro franco per l'Estense a 2 secondi. Tira Resca, palo, finisce il match e l'Ambra batte l'Estense Ferrara per 38-37, una vittoria importantissima per l'Ambra, recuperata per il rotto della cuffia, ma così l'Ambra potrà andare a giocare l'ultima gara del girone d'andata a Carpi per tentare di conquistare il primo posto in classifica. È tutto dall'Extraforum di Prato per l'ottava giornata d'andata del campionato di Serie A, girone B. Di pallamano, l'Ambra, già che hanno battuto l'Estense Ferrara, 38-37. Prossimo appuntamento dunque nel girone di ritorno, a cui vi rimando ringraziandovi del cortese ascolto. Massimiliano Martini vi saluta dell'Extraforum di Prato. Arrivederci a risentirci con la pallamano su Toscana TV. Domani sera. Credo alle 7.